ciao a belle porchettine, massa che temperature regà, 40 gradi stiamo a fare la colla, la schiuma, l'acqua. Oggi ci troviamo però in zona Tiburtina, pieno di traffico, caotico, però pieno di gente. Camminando io leggo, domani smetto, io calcola, so crepato da ridere, come se io vi dicessi a voi, domani smetto da magnà. Visto che domani smetto, approfittiamo di oggi, andiamo a vedere quello che ci fa magnà, va. Perché ricordatevi sempre che qua si magna forte, si deve da magnare forte, da magnare forte. Oh, qua si ricomincia oltranza, no che domani smetto, domani ricomincio io. Guarda che maschio tutto pieno di inchiostro, guarda che roba. Salve, madame. Dai, che ci propone? Mette da sete che ti faccio magnette do sciupato. Lo vedi? E questo è il callo, frate, io ho i grassi che sgrondeno. Dai, ma dai il gas. Oh, anvedi che hai portato. La ricotta, la bufala. Provola affumicata di bufala. Mozzarella di bufala, pecorino aromatizzato piccante, tartufo, duia che ce la porta direttamente dalla Calabria. Bello. E culatta affumicata, mortadella cisa, lonza, salame di felino, salame classico. Aspetta, salame di felino che avete risalcato? No, no. Ah no, ok, avevo una peccata. È il posto, Scherzo. Siamo tutti lo so, animalisti. Lo so. Peperoni, melanzane e zucchine dell'orto di mio suocero. Me devi essere sincero perché qua c'hai un esercito di panze, insomma, che quando vengono mi dicono, ma posso trovare lo stesso servizio che hanno fatto a te? In questo caso tu, a me? Quello che vedete. Eccolo, tutto questo. Così, niente fake. Niente così, fake, non tutti. È perché so io, allora dice questo magna per tre. No, è per tutti. È questo. Questa è una cosa che ribadisco sempre per voi, perché giustamente dice ammassa, ci ha fatto vedere due carrellate di roba, noi ci si presenta così, dopo no, cioè capito? Quindi l'ha detto lui, ecco regà, per lucidar gargarozzo. Che me fai sgargarozzare? Lo fai te? Dai, ma che mo te faccio pure imbriacava. Lui non lo sa che io bevo pochissimo, però regà, ci sta. Fresco, guarda la cosa che vi voglio far vedere, questa a parte, bella gassosa, bella incazzata, così noi il gargarosso lo lucidiamo per bene. Lo sgrassiamo bene. Ah, voglia, fratello. Dai il gas. Allora io gli metto dietro il gas, ti è. Oh, issa. Ti è. Mamma fa piano che sennò qua faccio una schiumata. Oh. A salute. Un po' di porchettina, oh, artigianale. Che questa, fratello mio, fa sempre bene, ci sta sempre bene in qualsiasi occasione e ora del giorno, anche in red notte, che te alzi, fetta di porchetta, goccetta di vino. E sei a posto. Lo sai come ti addormi? Vai proprio nelle braccia di Morfeo, proprio a gamba tesa ci arrivi. Volete vedere quello che mi sto mangiando? Continuate a guardare il video. Ma capito? Oggi ci avevo proprio fantasia de fame, un aperitivo che è sgravato proprio. In tutto ciò, manco so come si chiama. Aspetta, mo' ve lo dico. È il nome tuo? Giordano. Giordano. E il prezzo di tutto so ben di Dio, di sagarettata di proteina. Quanto? 20 sacchi. 20 sacchi. Vai. Questo è il piccantino. Antico mannamo. Questo è l'originale. Questo è col tartufetto, raga. Bufala. Questa deve schizzare, deve sgrondare. Devono cacciare una cifra di latte, raga. So cariche. Provola affumicata di bufala, raga. Hai capito? Cioè se famo la doccia. E se non lo sai, sallo come si mangia la bufala. Questa provola affumicata è un proprio. Proprio un cazzotto in fascia per quanto è, cioè fermate, è proprio buona, cioè per come t'arriva. Poi la senti proprio tutta la fumicatura, piena di latte, belle queste cose. Ricotta e marmellatina, figo. Che figo, mangiare la ricotta. Spacca veramente tanto. Chi si mangia la ricotta? Stanno proprio avanti, io devo dire in passo avanti, con questi prodotti freschi, buoni regà, ma buoni, buoni. Buoni, buoni, i formaggetti sono tutti buoni. Tanto mangiamo la culata, va, guarda che roba. Lo sai perché rido? Perché non sapete che davanti a me c'è qualcuno che me le sta di proprio decore, perché gli sto sozzando la telecamera, vero? Tiè, e che non te la fai una fetta di sua messa la mortadella? Vai. Così sei mangiando, io. Senti che sudata, regà. E qua Anduia che ti dice la gente che non sa di niente, che è slavata, che è fatta così al volo. Guarda, io ho cominciato ad alzare il tasso del sudore.
Ammazza che roba, oh. Sono veramente buoni, raga. Guarda che roba. Oh, guarda che mi ha portato. Oh, guarda che fantastico. Ma che stiamo all'hotel, oh. E questo è il gettone. Guarda che gettone. Con questo capiamo se mettiamo in moto. E come può mancare questa, raga? È una cosa rara da trovare buona, eh. E questo lo posso garantire al 100%. Mo sentimo, visto che questa è proprio casareccia, come ci ha detto il Giordano, si è passato un livello porchetta standard e buona. Mo ve li dico, un'altra volta che non ho capito. Domani smetto. Domani però, eh. Domani. Domani smetto. Oh, domani smetto. Alla vostra. Vieni qua. Senti, ma tu mangi forte come zio? Sì, sì. Era un sì questo, eh? Alla magna forte con zio. Vai. E magna forte pure lei. Regà, ho scoperto perché c'è sta bellissima cagnettina che avete visto. Qua è Pet Lover. Quindi, quando venite a fare l'aperitivo, il vostro amico a quattro zampe non lo lasciate a casa, portatevelo insieme. Magari tu te pino spritz e quello si prende una ciotoletta d'acqua calda. Ah, regà, se ci sono entrato io, pure quelli corpello ci entrano. Quindi andate sereni e tranquilli. Anzi, soprattutto, portateli sempre con voi. Sì, però, va tutto bene, però mi manca un qualcosa. Tu così. Pasta di animazzo, no. Stracciatella di bufala e pistacchi. Mamma mia, cioè, bella, proprio battuta a coltello come si deve fare. Bravo. Oh. Bella grana grossa, regà. Poco saburatella e pistacchio sopra, che non scessa male per niente. Prezzo di questo piatto? Questo 16 euro. Ci sta. Ci sta e ci sta alla grande. Guarda che te faccio vedere, la faccio vedere proprio a voi, tieni. Come si affonna, regati, eh. Guarda che grani, regà. Battuta al coltello, de manzo, ciao. E chi dice più niente? Io parlo più. Per me questo è come fate un pranzo grosso, è dolce, quello si pia tiramisù, quello si pia sbriciolata, quello si pia cisca. Io mi pio questa per dolce, regà. Quindi, lo dico solo questo. Guarda che grana, tiè. Guarda che roba, regà. Che spettacolo. C'è una cosa proprio che mi fa felice. Noi siamo lui dei ruspanti, regà. A noi. Ci piace. Magna forte, magna tanto, magna greve. Questo posto, il bistrò, domani smetto. Dice che ci porti a un bistrò, ma? Sì, vi porta a un bistrò, ma che vi fanno magna sempre. Bello sostanzioso, panonto, ignorante. Spacca, spacca, è veramente sgravata sta cosa. Io sono innamorato dei tartare, quindi, però quando sono buoni. E devo dire che fino a mo non ho trovata una che dici ma no, questo che dovrebbe far capire che dove vado io se mangia bene, se mangia forte, se mangia di qualità e regà, se spende il giusto. Vi ricordo questa 16 euro. Tutti i taglieri con la porchetta, i salumi, i formaggetti e la bevanda 20 euro. Giustamente però mi stavano a dire, se questa è per due persone, metti 20 euro per due persone e fate un aperitivo. Da paura. Se mangiate come me, ho visto che ci stanno belle panze arruganti e gagliarde, belle crepi che lo possono fare. Regà, sapete che questo ci costa 36 euro a noi che mangiamo di più del normale. Premete quel dito sul mi piace. Non siamo spariti. Se non mi vedete, andate sulla pagina dell'assaggiatore. Like. Segui e tra i preferiti. Almeno vi arrivano tutte le notifiche. Se non vi arrivano, controllate la pagina. Quindi Facebook, YouTube, TikTok e Instagram l'assaggiatore. Se non mi seguite, regà, è una minaccia, eh. Oh, questa minaccia, questa minaccia. Sti posti vi dovete andare a cercare con lanternino da soli. Ha capito? O non ha capito? Che mi vuoi? Non sta mangiando il dolce, mettete a sedere. Oh, spero, niente, se andiamo. Bello, m'hai convinto, guarda, m'hai persuaso subito. Io non... Vai, crema mascarpone, guarda che robetta e Nutella. E oh, vai. Il dolce a fine pasto, mi hanno detto un cazzo, vai via senza dolce. Quindi manco mi fanno nuove. Vabbè, noi intanto siamo mangiamo il dolce, avete capito quello che cos'è? Crema di mascarpone, savoiardi e Nutella. Ci sa bene come un vestito nuovo. Di che roba. We'll be right back.
We'll be right back.